giornata, Alessandro Roberti Vittori di Riese Pio X, provincia di Treviso. Primo pallone che sarà proprio per i giocatori allenati da Sandro Sucno, con il possesso in questo momento affidato a Younger, doveva essere Hug per quanto riguarda proprio l'Olimpic Roma, che stava cercando di avanzare sul secondo palo rispetto alla zona in cui gli è arrivato il passaggio. Quindi attacca la Prodecco dall'altra parte, posizione 1 per Aaron Younger, si ferma il gioco per il fallo da lui subito, va a servire Vuošević, il montenegrino cerca a farlo ma non lo trova, si va al centro a combattere due secondi e termine l'azione, tiro il gol e vantaggio con Giacomo Cannella, un romano che segna i romani, e Kadar che deve andare nel pozzetto, c'era Hug che era andato davanti, il giocatore che è arrivato quest'anno, classe 99, centropoa, soprannominato Duty, arrivato dallo Solnok, mentre attacca la Prodecco con iniziativa da destra, Averkampf, ecco, lui di origine ungherese, in realtà lui è ungherese ma di origini tedesche, che è arrivato quest'anno, il giovane giocatore, palla in mezzo, si gira e si volta, gol in fadeaway cestistico di Lukas Duric, del nuovo compagno, del nuovo capitano dell'Olympic, ovvero Cristiano Milacchi, che come detto ha avuto un'esperienza pluriennale di 4 anni nella NCAA americana, vinto anche il campionato, il tiro e gol, ha segnato la Prodecco con Francesco Di Fulvio. In vasca per il tiro possibile di 5 metri, Di Fulvio non va alla conclusione, appoggia per Vuošević, allarga per gli occhi gratta, mette in mezzo in due sull'uomo, fuori, deve andare fuori quello che stava marcando dietro, ovvero ci riferiamo in particolar modo mentre fa riprendere il gioco De Marchi, va fuori Vitale per l'Olympic e le finte sono di Vuošević, all'indietro Di Fulvio, appoggia lo scarico del gol di Ciccio Condemi, 4-0. Eccolo, abbiamo visto Mister Morigoni tentare di segnare il gol numero 1 per l'Olympic in questa partita, un calendario per nulla agevole per i ragazzi di Ferin in questo primo scorcio di campionato, mentre vediamo l'uomo in più fuori Tartaro, il passaggio del gol 5-0, ha segnato ancora la Prodecco con Francesco Di Fulvio, prendendo con l'Olimpic che attacca, con Cotugno, ecco anche lui non è arrivato, Lorenzo Cotugno, un ragazzo di origini padovane ma in realtà è cresciuto a Roma, Campus, poi Blu 3000, le sue prime squadre, quindi Astra, Distretti Ecologici, Roma Nuoto, mentre c'è l'uomo in più, in mezzo, sventato, attraverso la palla ancora lì, prova ad arrivarci l'Olimpic, però... lo palo, il palo, era stato scavalcato Giannatti ma sbagliato Di Fulvio, insomma non c'era in questo caso il passaggio al volo di Milacchi verso il centro, forse è stato due secondi prima si andava in porta ma in realtà così non è stato, mentre la Prodecco riparte, pronta a rientrare Cannella, da posizione 5 Di Fulvio, vuole vendicarsi Di Fulvio e trova una bellissima palla bella, 6-0 per la Prodecco, troppi patemi d'animo al 7 di Sucno, uomo in più con il passaggio di De Robertis, quindi le finte vengono portate da Vitale, allarga il gioco l'Olympic ancora per De Robertis, Vitale, il tiro alla palo, forse un tocco, è evitato che il pallone andasse all'incrocio, ha colpito il palo, così mi è sembrato, magari potete vederlo voi durante l'intervallo perché tra poco andremo proprio al cambio di metà vasca tra 50 secondi e la Prodecco cerca di con la porta inviolata anche questo secondo tempo, Vuošević a destra, Averkampf mette in mezzo lo spazio, sono 7 gol della Prodecco, ha segnato anche Duric ha fatto doppietta, proprio di Cannella, avanzata di Occhi Gratta, sinistra e poi destra le fitte, che gol di Occhi Gratta, che Cristiano Milacchi ci ha provato, l'ex Sport Management con cui è arrivato anche alle porte della Champions League quando giocava con la squadra che non esiste più ormai da diversi anni, quindi Stefano Scarmi, il ragazzo della provincia di Verona che fa parte anche dei nazionali giovanili, sta attaccando lui, non porta il tiro, gol, ha segnato Stefano Scarmi, Vuošević ai danni di Hug che però paga pegno e va nel pozzetto lui, l'arbitro ha visto un fallo precedente, quindi la strappata come si dice nel gergo da parte di Vuošević, le finte ancora, poi un'altra esplosione temporanea, va fuori qualcuno dell'Olympic, va fuori Vitale, ancora doppia superata numerica, nessuno torna in difesa, vediamo che dalla posizione si può attaccare in quella situazione, mentre le finte vengono ancora portate, gol
Dita, mancano 3 secondi al termine dell'azione, non vanno a tirare, lasciano lì il pallone, si torna in difesa, c'è caldo a bordo vasca, vediamo anche una giurata con un foglio in qualche modo cerca di ripararsi dalla caduta, nonostante siamo praticamente vicini a Halloween. Espulsione temporanea, devo andare fuori Patti, per andare fuori Vucevic, bella parecchio, vitale, Alessandro! Vitale! Svantaggio, la sta per prendere, in realtà non ce la fa, è palla della Prodecco, quindi si prosegue, non c'è il time out, non c'è l'uomo in più per le Olimpiche perché stanno neutralizzate avendo perso il pallone. Quindi 10-1 il risultato, tris di Di Fulvio e doppietta di Duric per i ragazzi allenati da Sandro Sucno, prima diciamo della famiglia Di Fulvio. Il tiro del gol assegnato ancora alla Prodecco con Ciccio Condemi che è precedentemente avvicinato. Ben Sauerkamp, ma l'ha toccata Peluso che è entrato anche lì. Possibilità in mezzo, lo spazio, Hag, espulsione temporanea. Davvero mi sta impressionando questo giocatore che è arrivato per l'Olympic. Fino ad ora si sente una buona idea. Servono chili, servono centimetri là davanti. Con Hag, con Leporale, con Ballarini. Attacco proprio dei giocatori di casa. C'è spazio a sinistra, arriva il tiro! Super parata di Del Lungo! Che ha preso sotto l'incrocio. Poi il tiro che arriva ancora Del Lungo! Parata molto bella di Peluso! Tommaso Peluso! Bella parata! Sugli occhi gratta! Ci è arrivato l'estremo difensore romano in questa situazione. Classe 2005, ex canottieri Lazio, Roma, Visnova. Ha fatto parte nel nazionale di giovanili, 45 secondi al termine, uomo in più per l'Olimpica, ma in porta arriva il gol da parte di Andrea Tortaro. 4-3-2-1, si fa scippare il pallone Ballarini e al pallone naturale di Ostia è finita. La Prodecco si impone per 12-2 nei confronti della Training Academy